Oggi 1 giugno e domani 2 giugno a Milano si tiene il mega raduno degli smanettoni degli open data, così li ho definiti. Spaghetti open data, la community diciamo più sviluppata in Italia sul tema degli open data. Io purtroppo non posso esserci, sono davvero altrove e sono un po' impossibilitato, anche se Milano sostanzialmente è la mia città. Beh, io non sono proprio milanese, però sono di quella zona. E quindi vabbè, cerco comunque di partecipare al dibattito, un po' con i tweet che ho già diffuso poco fa, oggi vabbè, sabato, questo messaggio è stato registrato nel pomeriggio di sabato, in cui ho sostanzialmente replicato un articolo che era uscito un po' di mesi fa su Tech Economy e più o meno le cose che mi sentirei di dire rimangono più o meno le stesse, non è che cambiano molto sul tema giuridico. Io ovviamente quando parlo di open data so che il tema è declinabile in due grandi concezioni, con due grandi punti di vista, quello tecnologico e quello giuridico. Quello tecnologico so che come dire, stimola un po' più di divertimento, un po' più di gioco, come dire, sfida anche da hacker, no? Per vedere chi riesce a fare meglio il download, l'upload o il riutilizzo di banche dati, e quindi appunto innesca una serie di attività un po' più divertenti rispetto invece a quello più strettamente giuridico. L'aspetto più strettamente giuridico di cui mi occupo io e pochi altri disperati nerdoni del mondo giuridico è che appunto quando viene poi questo tema letto e studiato dai tecnici viene percepito un po' come noioso, e lo capisco. È noioso anche per me perché ho un po' l'impressione di ripetere le stesse cose da un po' tanto tempo. Il tema dell'open data ultimamente ha portato anche a una discussione su Twitter sull'aspetto delle licenze, cioè quale licenza è più indicata per l'open data, per fare correttamente open data. Signori, lo dico molto molto chiaramente, cioè, secondo me già il farsi la domanda di quale licenza sia più adeguata per gli open data porta fuori strada. Perché? Perché la mia concezione, il mio punto di vista è un po' estremista, forse, rispetto ad altri colleghi che si occupano di questi argomenti, però il mio punto di vista è quello che gli open data di matrice pubblica, diciamo di cosiddetta public sector information, debba essere, diciamo, di default, di pubblico dominio. Il legislatore italiano, quando nel 2011-2012 si era posto diciamo, nell'ottica di risolvere questo problema, appunto, aveva considerato l'ipotesi del rendere open by default, open per definizione, i dati e i documenti della pubblica amministrazione, però l'ha fatto con quello che io ho definito un accrocchio. Un accrocchio è quello del cosiddetto appunto articolo 52 del codice di amministrazione digitale, che è l'articolo in cui si stabilisce questo principio open by default, che secondo me non risolve il problema, perché comunque parte dal presupposto che ci debba essere dietro il concetto di licenza. Cioè per fare open data, cioè l'open data sono i dati che hanno una licenza open, e allora dopo a litigare per secoli per capire quale è davvero open come licenza, quale invece è meno open. Pare che negli ultimi mesi, insomma, il dibattito si sia orientato tra le due o massimo tre licenze più libere di quelle attualmente disponibili. Vabbè, il dibattito è tra la Creative Commons Attribution, con clause attribution, e la CC0, che in realtà, come spiego più volte, come ho già detto più volte anche in vari video che trovate e i miei iscritti che trovate online, non è una vera licenza CC0. La CC0 è più una dichiarazione di pubblico dominio, è un rilascio in pubblico dominio, è uno strumento per creare artificialmente quello che la legge non fa. Cioè, un'opera in pubblico dominio perché a un certo punto, per legge, cade in quella situazione, in quello status per cui è di tutti e di nessuno, è pubblico dominio, è un commons per natura. Quando la legge non si esprime su appunto un certo tipo di opera, come appunto i dati pubblici, sul suo status giuridico, quindi sul tipo di copyright e di tutela che bisogna applicare, allora artificialmente
il titolare dei diritti può donarla, rilasciarla al pubblico dominio. E questo si può fare appunto attraverso l'utilizzo del CC0, che è di questi strumenti quello probabilmente più noto, più diffuso, perché è quello fatto da CC0, però scusate, da Creative Commons, e quindi insieme alle licenze è uno dei più diffusi. Attenzione che però ovviamente dobbiamo pensare che Creative Commons è un ente che ragiona in un'ottica statunitense sulla base di un diritto che non è il nostro. E quando portiamo questi strumenti, come è già successo con le licenze anni fa, che appunto non si adattavano benissimo le sei licenze Creative Commons al mondo dei dati in Europa, perché noi abbiamo un diritto diverso sulla tutela dei dati, anche CC0 può creare un po' di problemi. Chiaro, la mia posizione è, essendo appunto quella estrema, quella di diciamo, rilasciare i dati pubblici che vogliono essere open data in uno status che sia il più open possibile, il più libero possibile da vincoli giuridici. E il più libero possibile da vincoli giuridici significa appunto pubblico dominio. La cosa migliore, la soluzione migliore sarebbe che questo passo lo facesse il legislatore, dicendo chiaramente che i dati che sono prodotte dalla pubblica amministrazione e che sono prodotte dalla pubblica amministrazione sulla base di un obbligo che la pubblica amministrazione diciamo, deve rispettare per legge, i cosiddetti dati a pubblicazione obbligatoria, quelli, sapete che c'è un elenco di dati a pubblicazione obbligatoria per cui la pubblica amministrazione non si può esimere dal metterli fuori, dal pubblicarli. Ecco, la mia posizione è quella che se il legislatore, che il legislatore stabilisca una volta per tutte che quei dati vanno automaticamente in pubblico dominio. Visto che c'è un obbligo da parte della legge, sia a livello europeo, perché c'è la direttiva cosiddetta PSI, Public Sector Information, e la normativa sul rilascio degli open data in ambito di diritto amministrativo e di varie linee guida, il decreto trasparenza, tutta una serie di norme che dicono chiaramente che la pubblica amministrazione su alcuni dati non può avere il braccino corto, diciamo, in metafora, cioè li deve lasciare andare, li deve esporre, perché esporre questi dati, secondo appunto il legislatore, è un modo per innanzitutto permettere ai cittadini di controllare che la pubblica amministrazione lavori correttamente, ma anche per innescare un indotto da parte delle aziende locali, ma anche delle aziende estere, qualcuno che voglia tirar fuori del valore da quei dati che sono raccolti dalla pubblica amministrazione, messi fuori e poi, una volta esposti in un regime molto, molto libero, il più libero possibile secondo il mio punto di vista, possono generare business per piccole aziende, per start-up, così vengono definite, ma anche da grandi aziende. Non capisco il problema, nel senso che se qualcuno è bravo a tal punto da riuscire a tirar fuori del valore da dei dati che sono a disposizione di tutti, non vedo quale sia il problema per la pubblica amministrazione. Ergo, quando sento qualcuno che parla di danno erariale, io prendo fuoco. Quando sento qualcuno che teorizza la questione del problema del danno erariale, perché mettere fuori open data da parte della pubblica amministrazione con uno status giuridico molto libero, come appunto una CC0 o un pubblico dominio, rischierebbe di creare un danno erariale allo Stato. Perché? Perché la pubblica amministrazione quei dati in teoria potrebbe venderli, potrebbe cederli dietro licenza, averne un controllo, avere uno sfruttamento economico, e quindi metterli fuori in quel modo creerebbe un danno erariale. È una roba che io davvero, forse perché non vengo dal mondo del diritto amministrativo, del diritto tributario, faccio davvero fatica a capire. Perché la pubblica amministrazione non è in concorrenza con le imprese, quei dati li deve comunque mettere fuori. Cioè c'è una direttiva europea e una legge italiana che obbliga la pubblica amministrazione a mettere fuori quel dato. E quindi quale potrebbe essere il danno? Davvero scusate, non riesco a seguire. Ergo, la questione si semplificherebbe molto se il legislatore finalmente si decidesse a mettere le mani sulla legge, la legge 633 del 41, che è la legge sul diritto d'autore, e aggiungere qualche riga all'articolo 5 e magari modificare l'articolo 11. Sono i due articoli che si occupano del diritto d'autore degli enti pubblici, no? È una legge del 41 che poi è stata più volte modificata. Quei due articoli sono rimasti tali e quali come erano stati scritti nel 1941, anni in cui il legislatore non si poteva immaginare l'avvento di internet, l'avvento del movimento open data e tutto il dibattito scientifico interessante che si sta creando in questi anni, in questi ultimi 10 anni. E quindi forse i tempi sono maturi per cambiarla questa normativa, questa legge dal punto di vista del diritto d'autore. Invece no, quando nel 2011-2012 ci si è occupati di questo tema, si è pensato bene di fare quello che ho chiamato un accrocchio, cioè non intervenire sulla legge 633 del 41, che è quella sul diritto d'autore,
bensì inserire un principio in un'altra legge che è quella sul codice, quella che si occupa dell'amministrazione pubblica digitale, cosiddetto codice amministrazione digitale, nell'articolo 52, cosiddetto appunto principio open by default, creando una discrasia tra normative, per cui una norma dice articolo 5 dice una cosa, articolo 5 della legge sul diritto d'autore dice una cosa, articolo 11 ne dice anche un'altra che già sembra in contraddizione con quella dell'articolo 5, e poi in un'altra norma che riguarda tutt'altro perché si occupa di pubblica amministrazione digitale, inseriamo un principio che invece è squisitamente di proprietà, di diritto della proprietà intellettuale, quindi dovrebbe essere inserito nella legge sul diritto d'autore. Quindi davvero la situazione è stata risolta in un modo un po' appunto. Come dire, arrangiato, però pare chi si è occupato di, quella, di interfacciarsi con il legislatore, con il ministero all'epoca era governo Monti, pare che appunto quello era il meglio che si potesse ottenere, e quindi piuttosto che non avere nulla è meglio avere quella norma, indubbiamente, cioè piuttosto che non avere nulla è meglio avere l'articolo 52 del CAT. Ma adesso che sono passati 6 anni, 7 anni, io credo che sia maturo, siano maturi i tempi per ridiscutere con eventuali legislatori, non so se quelli attuali o quelli successivi, questo argomento. Ripeto, in mancanza però le pubbliche amministrazioni potrebbero già far capire di essere in quell'ottica, cioè iniziare ad utilizzare una CC0 per tutti i loro dati che sono obbligate ad esporre. Io non la vedo così difficile, ciò nonostante so che alcuni colleghi, anche giuristi, che vanno in giro a fare consulenza per le pubbliche amministrazioni, che fanno attività di divulgazione su questi argomenti, sostengono che la soluzione migliore sia invece l'altra licenza, la CC Attribution, CC BY, che invece è una vera licenza, cioè è una licenza con cui il titolare dei diritti mantiene un copyright, mantiene un diritto d'autore sul suo dato, sul suo dataset. E lo lascia in modo molto libero, perché la CC BY, la CC Attribution è una licenza molto libera, però con l'obbligo appunto di citare la fonte. Il problema è che comunque mantiene un copyright, e quindi avendo una licenza ci si pone, anche se è una licenza molto libera, si pone tutta una serie di interrogativi, pone una serie di interrogativi sulla compatibilità di questa licenza con altre licenze di altri progetti. Io sono dell'idea appunto che tutti questi problemi risolverebbero tranquillamente, molto facilmente, passando alla soluzione più radicale del pubblico dominio. Perché non, vi assicuro, non cambia nulla, non cambia nulla, è solamente, cioè, mi rivolgo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni e la metto su un piano, perdonatemi, un po' becero. Facciamoci questa domanda: ma davvero, ma di questo copyright sui dataset degli orari degli autobus, che ve ne fate? Cioè, che cosa ve ne fate? Qual è la ricchezza che riuscite a generare tenendovi stretto il copyright sugli orari degli autobus di una piccola località turistica, oppure sullo stradario, i numeri civici, cioè dati che comunque siete obbligati a, oppure sul numero di quante persone hanno votato alle elezioni comunali di quest'anno. Cioè sono dati che comunque siete obbligati a raccogliere e a diffondere. Poi qualcuno dice, ma sì, ma dietro questa pubblica amministrazione c'è un omino, c'è una persona, c'è uno scienziato, c'è un impiegato che si mette lì col suo software e con del lavoro intellettuale fa questa raccolta di dati. Ma non c'è dubbio, assolutamente. Il problema è che qua non stiamo parlando di creatività, di diritto d'autore in senso puro e originale, cioè di creatività su un brano musicale, su un testo letterario, nel senso appunto del diritto d'autore più classico. Stiamo parlando di un diritto un po' strano, che è il diritto sui generis, sulla banca dati non creativa, cioè non sono banche dati in cui il suo costitutore ci mette la sua personalità, la sua creatività, è solamente un'attività di raccolta e riorganizzazione del dato. Infatti non si chiama nemmeno autore di banca dati, si chiama costitutore di banca dati. Ok? Quindi mi sto riferendo chiaramente a tutte quelle banche dati, come dire, non creative, in cui i dati vengono organizzati secondo dei criteri che sono numerici o necessitati, quindi classico foglio Excel o altre forme, cioè comunque un foglio, una raccolta di dati abbastanza appunto organizzata secondo criteri abbastanza semplici e numerici, oppure facilmente gestibili da una macchina, in cui non c'è la trasparenza
trasposizione della personalità dell'autore, come invece ci sarebbe nel momento in cui uno scrive un brano musicale, un testo letterario, un articolo scientifico. Ok, quindi non confondiamo. È chiaro che se parliamo di documenti particolarmente complessi, documenti in cui c'è una forte componente autorale, anche se c'è una pubblica amministrazione dietro, è giusto che ci siano i nomi degli autori e che venga riconosciuto anche l'attribution ed eventualmente anche altri vincoli. Qua parliamo di dati grezzi, di dataset, infatti non si parla neanche di banca dati in senso creativo, ma di dataset che vengono esposti in un formato leggibile dalle macchine e che devono fare un lavoro, diciamo, di essere particolarmente machine readable, particolarmente facili al loro rimpasto attraverso software, attraverso macchine. Quindi già nascono per essere riutilizzati. Okay? C'è tutto un dibattito anche sulla metadatazione di questi dati, cioè i dati sui dati. Quindi forse lì possiamo inserire l'origine del dataset, se viene dalla tal pubblica amministrazione o dall'altra pubblica amministrazione. Però io davvero vi invito a riflettere su questa domanda, care pubbliche amministrazioni, che diavolo ve ne fate del copyright su queste raccolte di dati che comunque siete obbligate a raccogliere e a mettere a disposizione del cittadino perché la legge vi obbliga a farlo? Quando riusciremo a partire da questo punto di vista, allora riusciremo ad aprire il dibattito. Chiaro che adesso tutto il dibattito è visto dall'altra ottica, ma perché dobbiamo cedere la nostra clausola attribution? Perché non dobbiamo essere riconosciuti come autori? Ma mi permettete di fare una domanda nell'altro verso? Ma perché volete proprio questa attribution su una cosa che dovete fare comunque, dovete esporre comunque? Sinceramente, ripeto, e non parliamo di creatività in senso pieno, ma parliamo di raccolta di informazioni. E poi aggiungo questa nota, forse un po' fastidiosa per chi lavora nella pubblica amministrazione, ma cioè, i dati che vengono raccolti da una pubblica amministrazione, appunto in ossequio ad un obbligo di legge, in realtà non sono della pubblica amministrazione, in realtà sono dei cittadini. Sono dei cittadini, non so, i dati del singolo, della raccolta di rifiuti del comune di Sesto San Giovanni, sono dei cittadini del comune di Sesto San Giovanni, non del dipartimento, del dirigente o del tizi che hanno lavorato su quel dataset. Facciamoci una ragione di questo, perché se parliamo dal punto di vista che i dati sono nostri come pubblica amministrazione, come burocrati, allora siamo fuori strada. Purtroppo c'è un po' questa cultura burocratese per cui il burocrate si sente proprietario, titolare dei dati che lui ha raccolto, ma lui li ha raccolti innanzitutto come missione di una pubblica amministrazione, non come persona che ha preso un'iniziativa creativa. Non c'è un investimento che lui ha scelto di fare. Lui, il suo lavoro è quello, è stato assunto con concorso pubblico per andare a fare poi quel lavoro lì. Quindi, e poi appunto sono dei cittadini, cioè la pubblica amministrazione, gli uffici della pubblica amministrazione stanno semplicemente facendosi carico di una mansione che in nome per conto dei cittadini della pubblica amministrazione che loro stanno servendo. Ok? Entriamo in quest'ottica. Se cominciamo a guardare il problema da questo punto di vista, inizierete a capire come sia molto più sensato avere i dati pubblici, gli open data, diciamo, prodotti da pubblica amministrazione, soprattutto quelli di pubblicazione obbligatoria, in uno status di pubblico dominio, di public domain. Io, in conclusione, mi auguro che prima o poi il legislatore si decida e voglia andare a mettere le mani sulla legge sul diritto d'autore, agli articoli 5 e 11, e aggiungere quella due righe che io ho già proposto. Adesso metto nel link, poi nei commenti del video, il link alla mia proposta, ma ormai l'avrete vista tutti perché vi ho tirato una testa così a tutti, quindi non credo che ci sia bisogno. Però in attesa che il legislatore si svegli in questa direzione, signori, lo strumento per rilasciare in pubblico dominio un dataset pubblico ce l'abbiamo già, si chiama CC0. Oppure, se volete essere più simpatici e ironici, potete usare quella che ho citato prima in un tweet oggi pomeriggio, che si chiama Do What the Fuck You Want Do License, cioè tradotto letteralmente dall'inglese, fai quel cacchio che vuoi license, cioè con questo dataset facci un po' quel cavolo che vuoi. Questo sarebbe finalmente la soluzione del problema, e da quel momento lì in poi non ci sarebbe più da discutere sulla compatibilità di questa licenza con quella del tal progetto, di quella del tal sito, perché ormai è messo fuori. Ok?
Se mi tirate fuori poi il problema del danno erariale prendo fuoco, e anche se mi tirate fuori il problema della attribution, del cosiddetto diritto morale. Quando sento parlare di diritto morale su un dataset pubblico non creativo, boh, io ho un mio studente che ha l'esame di diritto di proprietà intellettuale, viene fuori con una cosa del genere, non lo promuovo, perché vuol dire non aver capito come funziona il diritto sui generi, se non ha nulla a che fare con la creatività e con il diritto morale, con il trasmettere il proprio modo di vedere come autore all'interno della tua opera. È un'opera puramente appunto collettanea e di raccolta dati e di organizzazione dei dati secondo dei criteri necessitati. Quindi anche lì tutta questa opportunità di mettere la clausola attribution su un dataset pubblico di quel tipo perde il suo senso, perde il suo valore. Rifletteteci, appunto, rispondiamo a questa domanda e smettiamo di chiedersi quale sia, quindi lancio, rilancio, cioè non è più la domanda corretta, qual è la licenza corretta per i dati, qual è la licenza migliore per i dati. Secondo me la domanda da farsi è, care pubbliche amministrazioni, che diavolo ve ne fate di avere un copyright su quei dati che comunque siete obbligati a raccogliere e mettere fuori tutti gli anni senza che possiate scegliere, che facciate un investimento particolare, che ci sia un'attività creativa particolare. Ok? In bocca al lupo a tutti quelli che a Milano in questi giorni si stanno dando da fare per hackerare un po' questo meccanismo, questo mondo, e mi spiace non essere con voi. Spero che questo contributo video possa sostituire la mia presenza e vi dia un po' di spunti per riflettere. È stato registrato senza prove, senza nulla, non ho appunti, quindi poi quando me lo riascolterò probabilmente sentirò delle cose che era meglio non sentire, però fa niente, va bene così, spontaneo. Ciao a tutti e buon spaghetti open data.